Ciao bellissimi! È settembre, è tempo di tornare a fare qualunque cosa voi facciate, ovvero studiare o lavorare. Io sono forzata nella mia vita a essere organizzata, o almeno a tentare di essere organizzata, perché sennò non riuscirei mai a far stare dentro tutta la roba che faccio e a poltrire e guardare tutto Friends in tipo 2 settimane. Sono già la 3ª stagione, sì lo so, ho un problema, ok? Comunque, per mantenere Friends nella mia vita ho bisogno di essere organizzata e visto che settembre è proprio il mese dell'organizzazione plateale perché si torna a fare tutto e arriva quel magico momento del questo lo facciamo a settembre e ora è arrivato del momento delle cose per cui abbiamo detto lo facciamo a settembre. Io sono ossessionata dai video su come essere più organizzate nella vita. La cosa è che alla fine tengo sempre le mie 5 app che veramente uso tutti i santi giorni e quindi ho pensato di condividerle con voi per iniziare questo anno al meglio. Quindi ecco a voi le 5 applicazioni che vi aiutano ad essere più organizzati by Julie. Queste applicazioni girano praticamente su tutti i device, dal telefono all'iPad al computer, perché mi piace avere tutto quanto a portata di mano e in teoria tutte queste app sono sia per Apple che per Android. Nel caso scrivete qua sotto quale app vi manca che sicuramente qualcuno riuscirà a darvi un'alternativa. Quindi iniziamo. 1. Calm Scanner. Lo so che è una banalità, almeno la maggior parte degli studenti o di chi abita per i fatti suoi dovrebbe avere quest'app, già, perché è la vita. Ad esempio Calm Scanner penso che ci sia sia per iPad che per telefono, ma in realtà io lo uso solo dal telefono. È un'applicazione completamente gratuita, c'è un qualche tipo di abbonamento a pagamento, ma non so cosa serva e non mi interessa. Praticamente vi permette di scansionare tutti i file di carta che avete e renderli digitali in un modo decente, cioè non con una foto né con uno scanner. Basta premere la fotocamera, mettere a posto i punti del foglio e poi dare gli effetti desiderati se volete un effetto più naturale oppure qualcosa di molto più pulito. Questo è utilissimo per quando dovete magari on the go scaricare un contratto o qualcosa, firmarlo e poi rimandarlo indietro il più velocemente possibile. Con questo avete tutto a portata di mano, è tutto molto più semplice. Ho provato tipo 2755 applicazioni per lo scanner, questa è in assoluto la migliore, anche perché poi ti permette di inviarti file super facilmente, ti permette di fare PDF con più file all'interno che poi rimangono dentro l'app, quindi è in assoluto la mia cosa preferita. Questa è una delle app che utilizzo più spesso in assoluto. Se avete il problema del filmare documenti al volo, vi consiglio anche, così a parte, perché è solo per iPad, credo, Adobe Sign, che ti permette di fare film digitali validi per i contratti o almeno per alcuni. Così, ve la butto lì. Flat Tomato, non so come si pronuncia, è un'applicazione di time management e semplicemente ti permette di selezionare quanto vuoi lavorare o studiare e quanto tempo vuoi riposarti, perché la teoria del pomodoro, che si chiama proprio così, vi consiglio di cercarvela, dice che noi riusciamo a stare attenti per un lasso di tempo e poi abbiamo bisogno di una pausa e poi si ritorna a lavorare e poi una pausa, perché in teoria è il metodo migliore per lavorare più a lungo stancandosi meno. Io posso dire per la mia esperienza che con me funziona benissimo, io davvero lavoravo intere giornate e non mi distraevo quasi mai perché sapevo di avere entri in un giro psicologico che ti aiuta a produrre di più. Senza quella probabilmente non sarei riuscita a gestire la cosa del concorso NABA e bla bla bla, proprio mi è servita a un livello imbarazzante, quindi io ve la consiglio vivamente, è gratuita e credo che ci sia anche per Android. Una nuova entrata di cui vi ho già parlato è Forest, che tra l'altro mi ha detto che per Android è gratis, mentre per Apple a pagamento mi pare che venga 1 euro, che è un'applicazione abbastanza simile ma che ha un fine diverso, ovvero quello di staccarsi completamente dal telefono e non poterlo utilizzare assolutamente, che è un metodo molto più drastico, ma se avete qualcosa da finire obbligatoriamente può essere un'alternativa valida. Ecco, però non l'ho ancora utilizzato nel pratico del mondo, quindi non preferisco consigliarvi Flatomato. So che non è puramente organizzativa a livello lavorativo, ma
cioè mi organizza la vita questa app, e si chiama Stocard, che ogni volta che lo dico sembra, mi sembra molto un insulto in realtà, Stocard, ma forse sono solo io. Stocard è un'applicazione in cui si perdono tipo 3 secondi, tu prendi tutto il tuo portafoglio, lo svuoti di quelle 75.000 carte affiliazioni che hai, le scannerizzi tutte, le vai a mettere dentro il tuo telefonino e ogni sacrosanta volta che uscirai di casa non dovrai aprire il portafoglio e svuotarlo davanti alla cassiera per cercare di trovare la tua benedetta tessera, b, non dovrai più portarti le tessere dietro. E per me è stato un game changer incredibile. Generalmente tutti i posti ormai leggono anche questa tipologia di carta. Forse l'unica con cui ho dei problemi è la Nespresso, perché loro la passano sul lettore del tavolo, quindi non leggono il telefonino, però per il resto questa applicazione mi ha salvato la vita. Ora entriamo nei game changer veri e propri. Direi che lascio l'ultimo, che è il più importante, a parte, e entro in Todoist. Todoist è un'applicazione che io ho tentato di cambiare per milioni di anni, nel senso che di applicazioni che gestivano le task e che ti permettevano di darti un limite di task con un limite di tempo, bla bla bla, ce n'è pieno il mondo, io ne ho provate veramente tante. Alla fine sono sempre tornata a Todoist, non perché sia perfetta, anzi ha un sacco di mancanze, ma perché funziona ovunque e ha un'ottima divisione di categorie. Quindi alla fine è quella con cui io personalmente mi trovo meglio in assoluto e a quella a cui torno sempre. Il funzionamento è stupidissimo, tu fai una categoria, le dai un colore e poi all'interno della categoria tu metti quello che devi fare quella giornata. Io scrivo proprio cose o cose da comprare, la spesa la uso sempre, le task che devo dividermi e bla bla bla. Perché poi le task temporali ho deciso di utilizzare una lavagna che ho di sotto. Quindi qui tengo solo le cose che so che devono essere fatte all'istante, o comunque in giornata, o comunque che devo ricordarmi costantemente, perché avendola ovunque mi torna sempre il reminder. L'ultima applicazione che mi ha salvato la vita, è Spark. Spark è un'applicazione che c'è assolutamente per computer, perché sennò non avrebbe senso, sia per tutti gli altri device Apple che ho, e praticamente Spark ti permette di avere più mail nella stessa mail. Dovete contare che con la mail di lavoro io sono arrivata ad avere 1, 2, 3, 4, 5, 6 mail, perché comunque col passare degli anni magari ho cambiato le mail, ma avevo alcuni contatti che mi continuano a scrivere sulle vecchie mail, quindi ho bisogno di tenerle lì, oppure ho la mail di Naba, la mail del lavoro, la mail di sto cavolo, e mi permette di averle tutte lì. Ricevo la notifica per tutte le mail all'interno di tutti i device, posso scrivere mail per tutti i miei contatti all'interno, posso allegare file, che non è una cosa così scontata, perché tipo l'app di Gmail per il telefono è... puoi selezionare che tipo di notifiche avere per quale mail, a quale dare più importanza, a quale darne meno, a quale togliere completamente le notifiche. Ad esempio, una funzione che io adoro, visto che ricevo un bel po' di mail e me le dimentico, è pinnare tutte le mail importanti da tutte le mail che mi arrivano. Così poi quando io mi prendo un periodo di tempo per rispondere alle mail, basta che io vada in un'unica cartella di importanti e ho tutte le mail importanti da tutte le mail. Cioè già solo questo per me vince tutto. Semplicemente anche solo per gestire la propria mail personale, la mail di lavoro e la mail universitaria, vi salva la vita. Io ve lo giuro, provatela, è gratuita completamente e cambia l'esistenza, Spark. Queste erano le mie 5 applicazioni più importanti per essere produttivi. Scrivetemi qua sotto le vostre, che sono sempre prontissima a cercare di essere più organizzata per avere più tempo per freelance. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao bellissimi!